Buon pomeriggio ragazzi, riprendiamo la nostra campagna con Sassonia, eccolo qui, che prende forma. Ciao Dragon Cavalier, benvenuto, buon pomeriggio. E allora, come vedete ragazzi, l'Austria ormai sta dilagando in Polonia, praticamente controlla tutto. E adesso dobbiamo trovare un modo per aprirci anche noi un varco, anche se veniamo dall'ultima conquista bellica di ben 4 province polacche, Posen, Netze, Jensen e Kalisk. E adesso dobbiamo trovare nuovi avversari. E allora, io ero indeciso ragazzi, gli obiettivi sono altri. Quello ad esempio di distruggere Pomerania e avere finalmente uno sbocco sul Mar Baltico meridionale. Siamo ben presi dalla corruzione, quindi siamo costretti un po' a tergiversare e quindi goderci un po' l'ambientazione. Quindi andiamo con molta cautela ragazzi, abbiamo tante rivendicazioni, tra cui Magdeburgo, quella provincia lì che vedete in arancio, poi Halle, Stettino, Stuttgart e Hackenbach. Hackenmark, scusate. E allora, ovviamente Pomerania è il nostro rivale naturale. Polonia, possiamo aggiungerla come rivale. Eccola qui. Pomerania morte al sultano. Ma vabbè, c'era un sultano di Pomerania, ragazzi. È un duca. È un ducato. Anche noi cosa siamo? Noi siamo un re, presumo. Johann Lokas Primo von Settin. Eccolo qui. Chissà chi sarà il prossimo erede, ragazzi. Andiamo a controllare la linea dinastica. Abbiamo Cesar XII von Wettin, che ha 28 anni. E poi Bianca von Brandenstein, che è quello che ci romperà le scatole più che altro, che ha 51 anni e vuole richiedere il nostro trono. Ma come sembra? Pomerania sembra un sultano, perché? È una corona, ragazzi. È un duca Bugaslav X Griff, che adesso distruggeremo. Ricordate che questa Pomerania, ragazzi, è nata dalla dinastia dei Wolfgast. E allora, sapete, all'inizio territori gialli del nord, ok. Noi dobbiamo creare nuovamente la Prussia, ragazzi. Faremo rinascere l'impero prussiano. Il prossimo sarà Dragon IV. Lo faremo, sì sì. Iniziamo ragazzi. Aspettiamo che si creino i core. Abbiamo un diplomatico libero. Andiamo a controllare un po' la situazione. Se ci abbiamo contro delle coalizioni. Non credo. Non ne abbiamo. Abbiamo 4 alleanze, tra cui 2 dovrei distruggerle, quella con Thuringia e quella con Brunswick. Ragazzi, sono nazioni inferiori ormai al mio livello di, comunque, di stazza, come vedete, come nazione. Già stiamo prendendo una forma, abbiamo 19.000 uomini. E sì, ragazzi, abbiamo anche un vassallo, che è Magdeburgo, e vorrei annetterlo io. Quindi andiamo a vedere un po' se posso ancora migliorare. Mi servono 104. Quando abbiamo? Abbiamo migliorato le relazioni di 200. Quindi per adesso non posso. Quindi devo un po' fare ribilanciare il potere. Quindi per adesso, vabbè, andiamolo allora ragazzi. Magari in Austria, che è pure in guerra con la Polonia. Ormai se l'è pappata. Vediamo, qui abbiamo National Decision, quindi State Firearm Regiment. Questo praticamente ragazzi ci crea un reggimento d'elite, quindi le nostre armate avranno un impatto sullo scontro del 40% in più rispetto agli altri, però ovviamente ha un discapito di 15% di mantenimento in più rispetto agli altri. Quindi io per adesso lo faccio. Questo possiamo abolirlo perdendo 5 di tradizione militare, però adesso vedete i costi ragazzi, vedete. Dobbiamo stare attenti, eh. Però già questo ci dà un bel vantaggio in battaglia. Facciamo ormai, ragazzi, un'altra unità di cavalleria. Arriviamo a 20.000 uomini, che non sono tantissimi, ragazzi, però dobbiamo accontentarci. La Vallacchia, ragazzi, è diventata austriaca. Carpazi.
Polonia, ragazzi. Polonia resta comunque adesso un mio nemico dichiarato e presto ci saranno altri scontri contro loro. Perché comunque Danzica e vorrei prenderla. E tutti gli altri comunque vorrei sfondare veramente in Polonia e sì, avvicinarmi molto a quelli che sono i territori della Danimarca Baltica e la Lituania, che comunque presso anche la Danimarca sarà nostro rivale. E allora, quando ce l'ho? Ho paura, ragazzi, che Boemia presto diventerà un nostro avversario. Per adesso siamo amici, ma chissà come cambieranno le cose. Svezia che mi vede un ardito fervente amico. Andiamo a migliorare le relazioni con loro. Come vedete la musica, ragazzi? Sentite bene o dà fastidio? Allora, la corona è di interesse dei Brangus Faction. Va bene. Alleanza Scozia. Buonasera, mezzo 54. Benvenuto. L'alleanza con la Scozia potrebbe funzionare, ma è troppo. Io, fino a quando, ragazzi, non avrò uno sbocco sul mare, sarà difficile poter aiutare qualche mio alleato all'infuori del blocco germanico. Pomerania ha fabbricato un claim. Vabbè, siamo rivali dopo tutto. Ci sta. Io ne ho fin troppo claim nei confronti di loro. Ongoing mission. Allora, vediamo tra le religioni, tra le missioni del Sacro Romano Impero. Allora, mezzo, la campagna sta andando bene. Come vedi, con Sassonia avremo prima soltanto questi quattro territori qui. Quattro, sì. Leipzig, Wittenberg, Nikron City e Zwickau, forse è il termine giusto. Pian piano ci siamo fatti strade, adesso stiamo prendendo una forma molto prussiana. E il prossimo avversario dovrebbe essere Pomerania, sconfiggerlo e togliere finalmente i territori che ci interessano e avere uno sbocco sul Mar Baltico. Allora, stavo controllando le divisioni imperiali. Declina con la Lega Anseatica. Lubeck, Opinion of Austral Change by meno 50. Questo ci porterebbe veramente a delle scelte molto impegnative. Queste potrebbero organizzare ad esempio delle città libere. Questo potrebbe favorire molto la relazione tra Lubecca e l'Austria. Mentre quella addirittura di dichiarare un imbarco nei confronti della Danimarca, che è quello che gestisce le principali cittadine qui a nord. Tutto perché, ragazzi, Lubecca è sotto il controllo, se non sbaglio, appunto, di Danimarca. Ecco perché il problema sta sorgendo. Quindi teoricamente io dovrei favorire e appoggiare la richiesta di una declinare il potere della Lega Anseatica, quindi accetto. Diciamo che è la decisione che favorisce più di tanto tutti gli altri. Dovrei fare mandare qualcuno a migliorare le relazioni con gli altri membri del nostro grandissimo Sacro Romano Impero. Chiami una città Dragon City? Farò di certo anche questo. E Pietro, quello reale, bella, io ci sono anche oggi. Grande Pietro, finalmente. Ieri ci sei mancato, ti sei perso una live coi fiocchi. Una città, gli diamo il nome di Dragon City. Decidite tra Prignitz, e Netz. Dai, una delle due te la posso concedere. Facciamo questo piccolo regalino al nostro Dragon Cavalier.
Dai, piano piano ti fai un bel po' di risorse. Sì, vedi, mezzo piano piano devo stare attento comunque a tenermi in bada stretto Boemia e Austria. Perché comunque Boemia prima o poi, se si sentirà minacciata nella morsa tra me e l'Austria, potrebbe diventare rivale. E lì forse ci potrebbe essere dei grandi vantaggi per noi. Nezza, tutte le sto perdendo. Vabbè, ho capito che tanti impegni, amico mio, e del resto. Allora, Nez, ragazzi, per volere del nostro imperatore, futuro imperatore, nostro re di Sassonia, diventa Dragon City. Eccolo qui, Dragon City, bene in evidenza, in onore al nostro Dragon Cavalier. Fine della campagna con l'Austria in Imperial Glory. Oh! Strepitoso, immagino, eh. Quel gioco è veramente strepitoso, è meraviglioso. Adesso, ragazzi, noi rischiamo un'unità nazionale perché abbiamo delle province non proprio cattoliche, per cui Leipzig. Io ho un po' di soldi da spendere. Mercato. Addirittura questa non aumenta di nulla. Mentre quando riguarda la chiesa, tempio, Madonna, zero, inutile, costruzioni inutili. Quando riguarda invece la baracca, soldati, peggio ancora. Direi che non possiamo fare nient'altro. Questo invece aumenta il reggimento, addirittura Wittenberg di 1. Questo lo faccio, questo pure, sono costosi però. Mezzo ha sconfitto tutti, un grande allora, hai unificato l'Europa. Ciao Toretto, benvenuto! Mi siete mancati ragazzi, eh? Ieri siamo stati in tanti, ma... mancavano le presenze forti, mancavano le presenze quelle vistose. Tranquilla Samasa, non ti preoccupare. Ieri abbiamo avuto a che fare pure con dei rompiscatole. Fortunatamente la nostra Samasa è riuscita a mantenere tutto per il verso giusto. Allora, ragazzi, dobbiamo annettere sto vassallo, ragazzi. Vandenburgo deve diventare nostro. Altrimenti. Allora, l'affluenza sofisticata di Bromwich ci offre l'1% di crescita al colonialismo nelle aree provinciali. Naturalmente, questo al costo di 1,40. Quindi, diffusione della conoscenza. Vado a giocare su ROM. Non è che ti prendi. È veramente qualcosa di importante il ROM Total War. Allora, raga, qua ci abbiamo un sacco di notizie che sono arrivate. Mi si è resettata la razza di influenza dopo la decisione che hanno preso. Paghiamo per l'indulgenza, ragazzi. Continuiamo a migliorare le nostre relazioni col papato. Sultano scorticato. Ovviamente, mentre guardo la live dell'imperatore Nikron. Grazie, amico mio, grazie. Sì, Samasa ha fatto un ottimo compito, ragazzi. Ha gestito la cosa al meglio. Quello è il compito vero di un moderatore. Vabbè, anche Cesar 12 aveva avuto la sua parte. Anche Pietro, purtroppo, ieri non c'è stato. Però, sicuramente si sarebbe impegnato anche lui. Allora, ragazzi, io avrei intenzione di fare una bella guerra. Perché mi sto rompendo un po' di scatole. Local workshop, ragazzi. Non aumento un cavolo ovunque. Andiamo qui. Le azioni sono tutte buone.
Morte alla Pomerania, ragazzi. Adesso gli dichiariamo guerra, ragazzi. Prendi sto esercito qui. Lo facciamo per bene. 20.000 uomini, un nuovo generale. Facciamo. Chi vuole diventare il nuovo generale della prima legione necroniana? Datemi un nome, ragazzi. Necron, rifai una partita su War Thunder. Se vuoi, ci organizziamo per domani, se sei libero. Magari dico se c'è anche qualcun altro e ci organizziamo. Perché no? Oh, Dragon, già tu hai avuto rinominare la provincia. Wolfgang, Wolfgang o Wolfgang? Facciamo una Wolfgang. Dai, ragazzi, qualcuno, dai, sempre i soliti, no? Altrimenti faccio a caso, vediamo cosa è. Joachim Teichmann, Magnus Hammann, Severinus Dates, Hector Briefeld. Domani dipende a che ora, perché alle 5 ho da fare, eh. E come possiamo fare? Dobbiamo iniziare alle 3 eventualmente. Diviene un po' difficoltoso. Altrimenti la sera, se riesco, ma non vi prometto nulla. Ho messi in io time out. Rossa pure venerdì. Oppure venerdì. Comunque, nome, ragazzi, dai. Lo chiamiamo Dragon. Dragon von Cavalier. Dragon von Cavalier. Ha giudicato, ragazzi. Minchia, è fortissimo pure. Guarda quanto sciocca come leader. Sei divenuto veramente un generale coi fiocchi. Adesso, ragazzi, aspettiamo i building che si costruiscono. Le varie strutture. Mainz in guerra, ragazzi. Turingia va bene. Colonia. Liegi si trova abbindolato. Non è male, eh. Di solito ci sono generali con shock grandissimi. Vedi quando anche quelli di Magdeburgo, l'armata semplice, ha soltanto aggiù 2 stelle. Ok, salviamo, ragazzi, come sempre. Anche quest'oggi live 4. Pronti per dichiarare guerra a Pomerania? Chiediamo Stettino, ragazzi. Brunswick e Turingia ottengono 10 di favore. Boom, baby. Ok. Subito, ragazzi. Colpiamo. Va bene, 25. Subito a Lunenburgo, ragazzi, vedete che danno. Conquisteranno per me senza problemi, ragazzi. E Lunenburgo, ragazzi, già me lo so pappato. Vediamo se posso chiedere una pace separata. 45, altrimenti. Non si fanno a niente, ragazzi. Vediamo se possono diventare vassalli. Boh, mi becco subito sta coalizione di merda che si schiereranno tutti, ovviamente. Non conviene. Ok, chiediamo soltanto soldi. Soldi e vediamo se posso annullare trattati con Pomerania. Ok, i soldi fanno sempre comodo, ragazzi. Tempo io. Vado ripulendo. La mappa. Madonna, ragazzi, bendi di prestigio. Dove tenti di scappare, piccolo maledetto?
Vada, vada, mi fanno girare intorno. Stavolta li abbiamo beccati, ragazzi. Sarà un massacro. We'll be right back.